venga a me. Voi che potete utilizzare Guardate, vedere tanta gente è un motivo di dire andiamo avanti. Buonasera a tutti amici ed amiche di MonteDiProcida.com, ci troviamo stasera oggi 18 febbraio, siamo qui all'Anfiteatro Cumano per una manifestazione importantissima di apertura della campagna elettorale del PDL che tra poco diciamo così si chiuderà anche per le elezioni. Siamo con il sindaco di Bacoli, dottor Ermanno Schiano, buonasera sindaco, al quale facciamo subito una prima domanda. Dottor Schiano, una campagna elettorale questa qui che si era aperta diciamo così non sotto i buoni auspici per il PDL ma che poi ha trovato subito slancio e motivazioni con forti argomenti sul piatto. Ma più che argomenti, lo slancio e la motivazione si è avuta grazie al Presidente, cioè grazie a Silvio Berlusconi, il quale nell'arco di questi 20 giorni è riuscito a cambiare proprio, secondo me, lo scenario della campagna elettorale. Una campagna elettorale particolare, molto mediatica, cioè poco presente sul territorio, anche perché questo è il neo di questa legge elettorale, dove comunque il territorio è poco coinvolto. Però il problema è che comunque insomma è una campagna elettorale che specialmente in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni si sta sentendo di più. Temi importanti come zona flegrea, partiamo prima dal presupposto, il condono edilizio, riapertura dei termini del condono 2003 perché proprio sulla pari dignità rispetto alle altre regioni. Per poi scendere nei particolari di quella che spesso questa politica dell'austerity che comunque ha portato avanti anche il governo Monti ha portato comunque un blocco dell'economia e quindi comunque bisogna ripartire come? Devono cercare loro, la politica deve prendersi la responsabilità di far ripartire l'Italia perché comunque l'economia è ferma. Parlava di temi importanti, quindi soprattutto di una distanza di questa legge elettorale dai territori. Lei che è un sindaco e che in questi anni ha visto purtroppo assottigliarsi sempre più le risorse per gli enti locali a favore di una maggiore diciamo così, implementazione dei compiti per gli enti locali, come vedrebbe insomma, una campagna elettorale può ripartire dai territori? Deve ripartire dai territori e dagli enti locali? Deve ripartire dai territori e dagli enti locali, però non è semplice. Sicuramente non possiamo pensare che comunque un partito, un uomo che vinca le elezioni possa avere la bacchetta magica e risolvere i problemi. Sicuramente deve partire dagli enti locali, però l'importante è capire bene delle cose. Spesso i governi adottano delle leggi che poi calate nei governi territoriali portano grossi problemi. Ti faccio un esempio, legge Fornero. La legge Fornero, vista così, sembra una legge che comunque dà un'opportunità per quanto riguarda il soggetto che vada in pensione e quant'altro, però calata negli enti pubblici, io ti faccio un esempio personale, dove comunque la legge Fornero ha fatto sì, e noi comunque guarda che negli ultimi 3 anni abbiamo preso delle decisioni forti nei confronti dei dipendenti pubblici per mandarli comunque in uno stato di quiescenza, perché comunque abbiamo la problematica dei 15 LSU che vanno stabilizzati, abbiamo un comando vigili che sotto certi aspetti ha la gran parte, più della metà degli agenti di polizia municipale che comunque sono interdetti al lavoro esterno per sopraggiunti problemi fisici e quindi abbiamo l'interesse a riaprire quella graduatoria che abbiamo fatto quel concorso a tempo indeterminato. Noi con questa politica della legge Fornero ha fatto sì che per esempio nel 2013 vadano in pensione nel comune di Bacoli circa 25 persone in meno. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che comunque la spesa del personale non si abbassa e quindi ci mette in una condizione sempre di criticità nell'affrontare i problemi tutti i giorni. Non è semplice. Infatti non è semplice. E un'ultima domanda, questi movimenti che sono apparsi insomma, con queste ultime elezioni che predicano l'antipolitica, la distanza dai partiti, secondo lei è una soluzione per risollevare l'Italia e per trovare nuovi spunti per la politica? Non è una soluzione, io ti dico la verità, l'antipolitica sta dilagando sicuramente, vedremo per esempio, sono convinto che Grillo prenderà delle percentuali alte. Però secondo me se tu valuti bene Grillo non propone nulla perché comunque lui si sta ergendo come soggetto interlocutore di chi è contro la politica e oggi è facile essere contro la politica per tutti i problemi che ci sono. Però sicuramente la politica deve prendere le decisioni, deve portare avanti un'Italia che è ferma e non credo che possa essere Grillo oppure Ingroia il soggetto interlocutore adatto. Io secondo me sono per il bipolarismo perfetto, quindi per me la scelta è chiara, o Berlusconi o Bersani.
Perfetto, ringraziamo il sindaco di Bago, dottore Mannoschiano, per la sua presentazione. Grazie mille, dottore. Grazie a voi.